PNRR ha offerto un'occasione importante alla stazione di Teramo. È un progetto sul quale RFI e la città si confrontano da tanti anni, ma non era stata mai definita, diciamo, la chiave, per portare finalmente il progetto alla fase realizzativa. Con la disponibilità dei fondi che il PNRR ha assegnato alle stazioni ferroviarie del Sud, complessivamente sono 700 milioni di euro, quindi insomma delle risorse importanti. La città ha colto l'opportunità di maturare finalmente una condivisione degli obiettivi progettuali con la città che coniugano l'arretramento della stazione, la mobilità sostenibile, un recupero di uno spazio pubblico di qualità che andrà sicuramente a beneficio della comunità. Investimento di 23 milioni di euro che non riguarda solo la stazione ma tutta l'area circostante, la ricucitura di due quartieri fondamentali, importanti, in forte espansione, che si inseriscono anche all'interno di un percorso di mobilità, di una nuova mobilità all'interno della città, mobilità sostenibile che si raccorda anche con gli altri punti, pensiamo all'autostazione, quindi sarà anche un punto fondamentale di snodo nello scambio ferrogomma fondamentale per la riconnessione con la città, una piazza, uno spazio appunto di socializzazione che da tanto, troppo tempo il quartiere, ma la città tutta attendevano. Quindi arriviamo a compimento con la firma della convenzione, la presentazione di questo progetto che consentirà appunto di restituire una nuova dignità ad uno spazio fondamentale per Teramo città capoluogo. Quali sono i tempi previsti per l'intervento? I tempi sono molto stretti perché sono scanditi dal PNRR. Ragionavamo prima con il vice sindaco, con Giovanni Cavallari, che è referente dell'intervento. Dobbiamo cercare di rispettare la tempistica, che comunque arriverà a compimento entro il 2026 con la rendicontazione, ma i lavori inizieranno già nel 2024, fine 2024. Quindi tempi molto stretti, ci sarà anche uno spazio di confronto rapido con la città.